Nemmeno la temperatura rigida, ma sopportabile, dovuta a un improvviso guasto dell'impianto di riscaldamento della bella chiesa di Sant'Agostino, ha fermato gli appassionati di musica classica, attratti dalla prospettiva di ascoltare l'orchestra sinfonica di Dubrovnik, diretta dal maestro cinese Tao Fan, con lo straordinario violinista Giovanni Angeleri solista. Non formali i ringraziamenti della Cassa di Risparmio, Fondazione e Banca, che avevano organizzato il concerto, ai musicisti che hanno accettato di suonare nonostante la temperatura non ottimale. La serata musicale è stata molto piacevole, con i brani di Niccolò Paganini che hanno consentito ad Angeleri di mettere in mostra il suo straordinario talento, e quelli di Gioachino Rossini, Benjamin Britten e Zoltan Kodály a dare risalto allo straordinario impatto dell'orchestra croata con i suoi 66 musicisti. Il concerto di Natale della Cassa di Risparmio di Cesena fa parte di un trittico. Dopo l'appuntamento Cesenate di domenica scorsa, ci sarà quello di stasera al Teatro Masini di Faenza e di martedì al Teatro Rossini di Lugo. Ingresso libero fino all'esaurimento dei posti disponibili.